La nuova asta di Artesegno è ricca di spunti di opere di grandi artisti internazionali. Cominciamo a vedere ora, a titolo di esempio, queste 5 opere di Luigi Ontani, Pierpaolo Calzolari, Mimmo Rotella e Valerio Adami. Il lotto 188 dell'asta 24 è un'opera di Pierpaolo Calzolari eseguita nel 68 con sale, petali di rose e tecnica mista su cartone e che misura centimetri 76x100. Base d'asta di 13.000 euro, è firmata in basso al centro e autenticata dall'artista su foto e con le etichette sul retro per provenienza dello studio di Ambrogi di Milano e della Galleria Spazia di Bologna in allegato all'autentica. L'opera è eseguita nel 1968, periodo in cui Calzolari è uno dei protagonisti dell'arte povera, distinguendosi per la qualità poetica dei propri lavori, ciò attraverso la tematica della trasformazione degli oggetti e dei materiali non tradizionali nelle arti visive, privilegiando, come in questo caso, l'uso di sali ed elementi vegetali, in altri casi ghiacci ed elementi animali, soprattutto materiali che riconducono all'effimero, alla precarietà. Il lotto 244 è un'opera di Valerio Adami, un olio su tela intitolato Quasi una fantasia, misura centimetri 92x65 ed ha una base d'asta di 16.900 euro. È un'opera firmata sul retro ed è autenticata dall'artista su foto. Opera questa tipica e caratteristica di Valerio Adami nei suoi intrecci di memorie, viaggi, esperienze, le cui immagini si articolano come montaggi che uniscono dati esterni e introspezioni, sensibilità percettiva e cultura, realtà e fantasia. Il tutto espresso con un linguaggio conciso, sintetico. L'opera diventa una sorta di testo letterario e poetico. Prende formalmente corpo attraverso i decisi cromatismi, le campiture nette e il segno tagliente e incisivo. Il lotto 12 è un olio su tela ovale di Luigi Ontani, con cornice dorata in vasa, misura centimetri 39x29 ed è pubblicato nel catalogo Luigi Ontani, mostra personale del 1994 alla Galleria Sperone, Westwater, New York. In quest'opera emerge chiaro in Ontani il suo concetto di creazione di una mitologia ove convivono narcisismo ed erudizione. Ontani ha partecipato alla Biennale di Venezia nelle edizioni del 1972, 1978, 1984, 1986, 1995. Ha esposto al Centre Georges Pompidou di Parigi, al Guggenheim Museum di New York, al Kunstverein di Francoforte, al Centro d'Arte Reina Sofia di Madrid, allo Stedelijk Museum di Amsterdam, oltre che nelle principali sedi museali in Italia. Nel 2001 il PS1 di New York gli ha dedicato la prima grande retrospettiva in territorio nordamericano. L'opera dell'862 è una sua fotografia a colori, intitolata Orso, pezzo unico, ed è pubblicata nel catalogo della mostra personale di Luigi Ontani, curata da Achille Bonitoliva, tenutesi nel 2000 alla Galleria Astuni, nella nuova sede di Pietrasanta. Base d'asta dell'opera 9.000 euro. Ontani è stato spesso gli stesso protagonista nei suoi lavori, vestendo i panni di figure mitiche della storia, della religione o della letteratura, attingendo alle più diverse fonti vicine e lontane nel tempo. Il lotto 136 è un décollage su tela del 1964 di Mimmo Rotella, misura centimetri 60x40, ha una base d'asta di 23.000 euro. È un'opera firmata in basso a destra e archiviata a cura della Fondazione Mimmo Rotella. Mimmo Rotella nel 1960 aderisce al nuovo realismo e nello stesso anno incontra a Roma De Kooning e Rothko. La pop art e l'espressionismo astratto americani ebbero subito un ruolo di fondamentale rilievo nell'arte di Rotella, come questo décollage del 1964 ne è bella testimonianza. Nel 1961 Rotella espone nella storica mostra A Cran au-dessus des Dada, curata a Parigi da Restany. Nel 1962 conferisce sulle proprie operazioni artistiche alla School of Visual Art di New York e nel 1964 è invitato alla Biennale Internazionale d'Arte di Venezia.